Appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuova puntata della Casa della Pallamano, il format dedicato alle attività della Federazione Italiana Gioco Handball in Abruzzo, in modo particolare all'interno del centro tecnico federale omonimo della nostra trasmissione, appunto la Casa della Pallamano, anche se il focus in questi giorni è diviso tra la Casa della Pallamano di Chieti e il Pala Giovanni Paolo II di Pescara, dove il prossimo 9 marzo la nazionale maschile affronterà la Lettonia per la terza giornata del gruppo 8 di qualificazione a Euro 2024. Naturalmente la nazionale si sta già allenando, si sta preparando per questo appuntamento, e nella nazionale italiana impegnata proprio qui in Abruzzo ci sono due atleti del territorio, due atleti abruzzesi: da un lato il 17enne Tommaso De Angelis, alla sinistra del Campus Italia, e dall'altra, ha dovuto fare qualche chilometro in più perché gioca nell'Alperia Merano ma è originario di Città Sant'Angelo, il nostro ospite di oggi, il portiere della nazionale e dell'Alperia Merano, Andrea Colleluori. Ciao Andrea. Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti. Carichi? Pronti? Prontissimi per questa partita contro la Lettonia, che è assolutamente da portare a casa. Una gara fondamentale per gli azzurri, che si inserisce in una programmazione davvero fitta della federazione sul territorio, perché c'è la nazionale maschile, il raduno dal 1 marzo scorso e che si protrarrà naturalmente fino alla gara poi del 9 marzo per poi volare in Lettonia a Valmiera. Nel contempo però lo scorso 27 febbraio si è radunata anche la nazionale femminile, che intanto è volata nella giornata di ieri in Portogallo per un torneo internazionale. C'è nel frattempo anche la nazionale maschile di beach handball, insomma oltre un centinaio di atleti impegnati. Come al solito il calendario è davvero fitto, vediamo il servizio. L'Abruzzo si conferma la casa della pallamano italiana. Con l'arrivo della nazionale femminile a Chieti lo scorso 27 febbraio si è aperta la intensa settimana che vedrà transitare sul territorio tre selezioni azzurre. Alle ragazze allenate da Giuseppe Tedesco infatti si aggiungeranno la nazionale senior maschile e, sempre tra gli uomini, quella di beach handball che prepara gli europei del maggio prossimo. Arriveranno in regione solo in questi giorni circa 100 tra atleti e rispettivi staff tecnici, e tutti con obiettivi di prim'ordine. Detto del beach, focalizzato sulla kermesse continentale di maggio in Portogallo, a catalizzare gran parte dell'attenzione è inevitabilmente l'Italia indoor maschile. Gli azzurri infatti il prossimo 9 marzo sfideranno la Lettonia, la Pala Giovanni Paolo II di Pescara, per le qualificazioni agli europei di Germania 2024. Partita da vincere assolutamente per la selezione guidata dal CT Riccardo Trillini, che in organico annovera due abruzzesi: il 22enne portiere Andrea Colleluori, originario di Città Sant'Angelo, e l'ala sinistra Tommaso De Angelis, 17enne teramano e astro nascente della pallamano italiana, grazie anche al lavoro dell'Accademia Federale Campus Italia, che fa base al Centro Tecnico Nazionale di Chieti. Noi sappiamo che se vogliamo avere delle chance dobbiamo prima battere la Lettonia, e dobbiamo essere bravi a capire che in campo internazionale ogni volta è una nuova sfida. Biglietti già in vendita attraverso il circuito Viva Ticket, promozione attivata dalla federazione che garantirà l'accesso gratuito a tutti i minori di 15 anni. Di passaggio alle donne, che nel weekend voleranno in Portogallo per un torneo internazionale in preparazione alle prossime qualificazioni mondiali. E allora, questo è il servizio, perché però è una gara così importante? Vediamolo sostanziando il tutto con l'aiuto della prossima grafica, che ci illustra un po' la situazione di questo gruppo 4. Un gruppo 4, Andrea, in cui Francia e Polonia sono le grandi favorite. Le prime due giornate di questo girone lo hanno detto, visto che ad ottobre entrambe hanno fatto punteggio pieno, entrambe 4 punti. Italia e Lettonia si giocano il terzo posto che è fondamentale perché permette di concorrere come una delle 4 migliori terze che si possono qualificare, e allora queste due partite sono assolutamente fondamentali contro una squadra che conoscete bene perché l'avete già affrontata abbastanza di recente, sia nelle ultime qualificazioni mondiali sia nelle ultime qualificazioni europee, con il bilancio che ci sorride, visto che su 3 partite, le ultime 3, ne abbiamo vinte 2. Sì, è una squadra che abbiamo già affrontato, come dici tu, diverse volte, e ovviamente dobbiamo puntare a questo terzo posto perché sapevamo che contro Francia e Polonia sarebbe stato difficile fare punti, anche se io penso che con la Polonia in casa potremmo riuscire a strappare qualche punto. E la Lettonia comunque è una squadra forte, l'abbiamo visto già nei vari match che abbiamo fatto durante le scorse qualificazioni, quindi in queste due sarà molto difficile, soprattutto in Lettonia. Un'Italia
Giovane, sempre più giovane, perché continuano ad arrivare anche questi ragazzi del Campus Italia. Adesso ce ne sono due, cioè Cristian Manojlovic assieme a Tommaso De Angelis, che aveva già debuttato. Sei giovanissimo pure tu e siete in tanti poi della nazionale della tua generazione, quella dei 2000-2001, atleti di quell'anno. Insomma, è stato un ricambio generazionale abbastanza impattante, ma ormai siete quasi i più esperti del gruppo, se vogliamo. Sì, 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 c'è stato un gran cambio generazionale, come dici tu, con la mia annata, che siamo saliti circa in 10, poi con gli anni sono un po' cambiate le convocazioni, però anche con i ragazzi del campus che stanno salendo, diciamo che l'età si fa sempre più bassa, ma ognuno sta dimostrando che può meritarsi questa nazionale. L'obiettivo, naturalmente, oltre alla vittoria, che rappresenta sempre l'obiettivo prioritario in questo caso, sarà avere comunque una cornice di pubblico notevole, come era stato d'altronde nella sfida giocata ad ottobre scorso contro la Francia. Il richiamo dell'avversaria era inevitabile, tant'è che c'è stata una grande risposta da parte del pubblico della pallamano proveniente da tutta la penisola, squadra medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi, la formazione francese. Allora vediamo nelle immagini come è possibile esserci, come è possibile acquistare i biglietti. È possibile farlo attraverso il circuito Viva Ticket, come ricordavamo, però nel servizio c'è l'ingresso gratuito previsto dalla federazione per tutti i minori di 15 anni. Non soltanto, è stata anche attivata una collaborazione con la Pescara Calcio, che permetterà a tutti i possessori della Fidelity Card cuore biancazzurro di entrare liberamente alla Pala Giovanni Paolo II semplicemente presentando appunto la Fidelity Card. Non è tutto, perché nel fine settimana la federazione attiverà uno stand promozionale tra il 4 ed il 5 marzo prossimi, quindi tra sabato e domenica, uno stand promozionale in Piazza Salotto per appunto far conoscere la pallamano, anche grazie alla collaborazione con l'Handball Club Pescara e con la Hogan Pescara, le due società cittadine, e promuovere per l'appunto la partita. Andrea, ovviamente per te giocare quasi in casa, sei di Città Sant'Angelo, ma è il tuo pubblico, è il pubblico abruzzese, è sempre un'emozione speciale, immagino. Sì, 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 è stato tantissimo quando abbiamo giocato contro la Francia in casa, che c'erano, diciamo, il palazzetto era pieno di persone che conoscevo, è stato molto emozionante, e questo però ripaga un po' tutti gli sforzi che fai per arrivare fino a dove sono ora, ecco, che non ho raggiunto ancora niente, però è molto emozionante. Anche perché per te sono passaggi poi sporadici sul territorio, visto che sì, hai militato a lungo in Francia, poi ti sei trasferito, sei tornato in Italia, ma ti sei trasferito a Merano, sei abbastanza lontano comunque, quindi sì, 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 l'opportunità di rivedere facce amiche, immagino. Sì, ho anche l'opportunità che c'è il centro federale qui a Chieti, e quindi posso, tra virgolette, scappare un po' a casa ogni tanto, però fa sempre piacere tornare a casa e giocare a pallamano. Tante attività sul territorio, come ricordato, in corso di conferenza stampa che si è svolta nella giornata di ieri nella sala giunta del Comune di Pescara dalla presidente federale Pasquale Loria. È uno dei periodi dell'anno in cui chiaramente c'è una grossa densità di calendario. Questo, ma anche nel prossimo mese di aprile, ma soprattutto poi in estate, ci sarà un proliferare di manifestazioni e di attività internazionali che riguarderanno anche e soprattutto la regione Abruzzo. Cominciamo con Italia e Lettonia, chiaramente poi passeremo alla nazionale femminile, che in questo momento è in Portogallo in preparazione per la partita di Chieti del prossimo mese di aprile contro la Slovenia, qualificazioni mondiali. Dopodiché lasceremo spazio alle finals giovanili tra Chieti, Pescara, Montesilvano, alle play-off per l'accesso dalla Serie 2 alla Serie 1, sia nel campo maschile che in campo femminile. Quest'anno, tra l'altro, i play-off maschili saranno raddoppiati per l'introduzione della Serie A Silver, attraverso un meccanismo di qualificazione che non sto qui chiaramente per brevità a ripetere. E poi chiaramente ci saranno le attività preparatorie per le nazionali giovanili, che avranno i loro impegni estivi, in particolare l'Euro Open in Svezia per i maschi del biennio 2006-2007 e le due nazionali femminili Under 19 e Under 17, che si prepareranno qui tra Chieti e Pescara per i rispettivi impegni dei championship europei di luglio e di agosto. Partiamo chiaramente da Chieti, dal Centro Tecnico Federale. Pescara è sempre
al centro della programmazione. Quest'anno, tra l'altro, siamo impegnati come federazione anche nel collaborare alla realizzazione della 50ª edizione della Interamnia World Cup a Teramo. È un momento molto importante perché è una ricorrenza fondamentale, è uno dei tornei più conosciuti e anche diciamo tradizionali in Europa, che ha segnato comunque un'epoca dello sviluppo della pallamano giovanile in tutto il continente europeo. E poi anche nella provincia di L'Aquila stiamo lavorando per riproporre questa estate, segnatamente nel mese di luglio, un torneo di preparazione quest'anno per la nazionale femminile Under 17 a Roccaraso, quella che l'anno scorso abbiamo denominato la Roccaraso Cup. Andrea, ci aspetta questa partita contro la Lettonia. Presentiamola da un punto di vista tecnico. Che squadra troveremo dall'altra parte? Intanto, per chi non conosce la pallamano, per chi non conosce la nostra avversaria, troveremo dall'altro lato, in particolare fa sempre scena, Dainis Cristopan sul terzino di 215 centimetri, che è, insomma, è un po' il fiore all'occhiello di questa squadra. È una squadra allenata dall'attuale allenatore del Bressanone, la squadra che guida la classifica della Serie A Gold, e questo è sicuramente un elemento un pochettino particolare che forse non c'era mai capitato nella storia recente della pallamano italiana, di affrontare una squadra allenata da un avversario e da un allenatore appunto impegnato nel nostro stesso campionato. E poi che partita ci aspettiamo? Ma secondo me sarà una partita molto fisica, anche perché, beh, come lo dimostra Bressanone, Ciutura cerca di impostare una difesa molto solida e quindi cercheremo, cioè sarà sicuramente una partita fisica. E comunque anche noi in difesa siamo una bella squadra, e come dicevi tu, Cristopanz è un po' la stella di questa nazionale, e mi ricordo che all'andata, alle partite delle scorse qualificazioni, noi portieri cercammo di un po' vincere questo duello con Cristopanz, ma ovviamente non è facile perché un giocatore di questi livelli è sempre molto complicato da gestirlo. Assolutamente sì, anche se nell'ultima partita, in modo particolare giocata nel gennaio dell'anno scorso alle Isole Faroe nelle qualificazioni ai campionati mondiali, l'Italia si era imposta in maniera davvero netta con il finale di 36-23, una vittoria larghissima. Si augura naturalmente di ripetere quella prestazione, sia, ne sono certo, Andrea Colleluori, ma nel contempo il direttore tecnico Riccardo Trillini, che abbiamo ascoltato nel corso di queste giornate di allenamento al Centro Tecnico Federale di Chieti. Cominciamo col contestualizzare la partita e col dire cose che forse sembreranno scontate, col contestualizzare l'importanza della partita e di queste due partite. Bene, sicuramente è uno dei momenti più importanti, perché si tenta sempre questa qualificazione giustamente, e deve arrivare con una strana formula, per cui ora dobbiamo battere la Lettonia, dobbiamo stare avanti a loro in classifica per poi cercare di vincere in casa con la Polonia, per cui è estremamente importante. I precedenti contro la Lettonia ci sorridono, soprattutto l'ultimo, quello giocato sul campo neutro delle Faroe. È pur vero che in campo internazionale ogni partita è una storia a sé, e poi c'è da dire anche che la Lettonia ha cambiato guida tecnica. Sì, e poi bisogna anche ricordarsi un'altra cosa, che la Lettonia fino a poco tempo fa era nettamente avanti a noi, e adesso che abbiamo rianalizzato tante delle partite della Lettonia abbiamo visto immagini di quando erano agli europei, per cui noi li abbiamo passati, diciamo così, abbiamo un bilancio favorevole negli scontri diretti. Però è cambiata completamente la squadra, è diventata da una parte meno forte, ma sempre con una individualità importante. Nelle ultime partite con Francia e Polonia si è vista, sia nei tornei che hanno fatto a gennaio, si è vista una Lettonia priva di Cristopanz, ed è un certo tipo di squadra. Con lui tutto diventa diverso, perché poi bisogna cambiare difesa, perché lui batte le punizioni dai 9 metri, in difesa cambia anche la difesa della Lettonia, per cui è molto molto dipendente da questo terzino destro. Chiaramente il cambio di guida tecnica ha dato, secondo me, sprint, ha dato qualcosa in più, perché l'allenatore che c'era prima si vedeva, era un pochettino, si sentiva in una fase transitoria.
E allora, sono impegnate, come dicevamo in questi giorni, sono state impegnate perché la nazionale femminile è partita alla volta del Portogallo, più nazionali, più squadre e più selezioni azzurre all'interno del centro tecnico federale di Chieti. Ecco, ad Andrea volevo chiedere questo, che aria si respira poi, visto che tu sei anche abruzzese, quindi il centro tecnico è all'interno del tuo territorio, in un centro tecnico che permette appunto questo transitare di più nazionali. Voi vi siete incontrati, incrociati con le ragazze della nazionale femminile, c'è il beach, poi ci sono i ragazzi del campus, insomma, quanto è importante poi per un atleta trovare comunque un luogo quando si viene in nazionale accogliente come un centro tecnico? No, è una cosa importantissima. Io infatti sono stato contento quando ho saputo di questo centro federale, che da tanto che mancava e tante federazioni hanno, l'Italia non aveva. E quindi è stato un grande passo importante per la pallamano italiana, anche per noi atleti della nazionale, che sappiamo che abbiamo tra virgolette una casa, ecco, dove possiamo ritrovarci, dove possiamo stare bene, e a Chieti è l'esempio esatto. E dove si è preparata, come dicevamo, anche la nazionale femminile, che ora affronterà la formazione del Portogallo a Battaglia in un torneo internazionale in preparazione alle prossime qualificazioni ai playoff mondiali. Italia che, come dicevo, affronterà Portogallo, poi la Spagna, squadra di assoluto livello, e la selezione di Capoverde, un torneo amichevole, il tutto, come ricordavamo, per preparare le gare di aprile valide per le qualificazioni mondiali 2023. Peraltro la gara di andata contro la Slovenia si giocherà proprio all'interno del centro tecnico federale di Chieti il prossimo sabato 8 aprile, ritorno invece a Lubiana il 12 aprile in casa della Slovenia. Abbiamo ascoltato le parole del tecnico della nazionale femminile, Beppe Tedesco. Il prossimo appuntamento però innanzitutto è questo prestigioso torneo in Portogallo, c'è Capoverde, c'è soprattutto la Spagna, sono tre partite che alzano notevolmente il livello qualitativo intanto dell'avvicinamento, perché si alza anche il livello qualitativo poi della partita che ci aspetta. E mi fa piacere che iniziamo con questo argomento, perché proprio nella prima riunione che abbiamo avuto in questo stage ho sottolineato alle ragazze quanto ci avesse fatto piacere e ci abbia completato la nostra, diciamo, la nostra attività con tanta gioia l'ultima partita e l'ultimo confronto con la Bulgaria, ma soprattutto perché grazie a questo abbiamo incominciato ad avere questi inviti, perché prima non avevamo avuto inviti da Spagna, Portogallo e queste squadre con cui ci onoriamo di giocare, ma perché vogliamo crescere. Se continuiamo a giocare con squadre più basso livello del nostro, è impossibile la crescita. Spagna e Portogallo sono due realtà importanti, oltre a Capoverde che conosco di meno, ma sono proprio il simbolo che questa nazionale sta cercando di crescere. Un'Italia che va in continuità con quella che avevamo visto per larghi tratti rispetto alle partite con la Bulgaria, però con qualche novità che risponde alle indicazioni arrivate anche dal campionato. È sicuramente, comunque una squadra nazionale più o meno deve avere almeno 24-25 giocatrici nell'orbita di quelle che possono entrare in campo, e questa è stata un'occasione per allargare un po' questo giro di giocatrici, soprattutto, come dicevi tu, per la presenza di due giovanissime che però si stanno facendo onore in campionato, e per il rientro di Irene Stefanelli che, seppur molto giovane, era già in nazionale ma ha avuto questo infortunio pesante che l'ha bloccata. Andrea, siete due nazionali, sia voi che la nazionale femminile, come ricordavamo prima, molto molto giovani, con una media età che si aggira sui 23 e 24 anni, ancora di più forse la nazionale femminile, che è stata al centro di un ricambio generazionale davvero importante. In generale, è una mia percezione e lo chiedo a te, è cambiata da parte delle nuove generazioni, quindi di voi giovani, l'approccio nei confronti di questo sport, l'approccio nei confronti della pallamano, che se magari in precedenza anche per un giocatore della nazionale era una parte della vita, nel tuo caso per esempio e anche dei tuoi compagni di squadra è un'assoluta priorità, è la carriera che avete scelto almeno in questa fase? Sì, sì, io sono del parere che da qualche anno a questa parte un sacco di giovani stanno capendo che anche la pallamano italiana conta, e lo dimostra anche il fatto che stanno partendo un sacco per l'estero, non perché il campionato italiano sia di basso livello, ma perché hanno altre ambizioni, che ho fatto io ad esempio, che sono andato via per qualche anno in Italia. Però sì, sono del parere che stanno crescendo un sacco i giovani, e è una cosa positiva per la pallamano italiana. Tu hai fatto un'esperienza abbastanza anche lunga in Francia, con una parte formativa di crescita all'interno dell'Accademia del Nantes, poi sei entrato in un club, poi sei tornato in Italia riportando comunque la tua esperienza. Quanto ti ha aiutato, ti chiedo, questa esperienza all'estero? Che cosa hai capito? E poi parliamo anche del campionato italiano, perché sta andando anche piuttosto bene. Sì, sì.
No, questi 3 anni sono stati fondamentali per quanto riguarda la mia crescita sportiva, sono tanto contento, nonostante sia stata un'esperienza complicata in alcuni momenti, però sono contento perché sono tanto anche nel campionato italiano, ho riportato un po' di esperienza nonostante la mia giovane età e in alcune situazioni può fare la differenza, vista anche la squadra giovane che abbiamo a Merano. Ecco. E poi sei tornato in Italia perché un giocatore, soprattutto di talento, ha bisogno di giocare per crescere. Esatto. E sta andando bene a Merano, adesso tra poco vedremo anche la classifica della Serie Gold. Intanto però passiamo proprio al campionato e lo facciamo transitando per quello che è più di nostra competenza anche territoriale, quindi le attività del Campus Italia, che ha giocato una bella partita contro la Banca Popolare Fondi, sconfitta di misura per i giovanissimi della squadra federale, battuti 36-34 dalla formazione che lotta per uscire dalla zona play-out della Serie Gold. Al termine della partita abbiamo ascoltato le voci di Simone Giambartolomei, mancino del Campus Italia, di Facundo Garcia, estremo difensore della Fondi, ai microfoni di Andrea De Aloisio. Giambartolomei, ve la siete giocate fino alla fine, insomma. Sì, comunque Fondi è un'ottima squadra, abbiamo giocato molto bene, ma ci hanno fregato i soliti errori, delle palle perse stupide. Ma siamo rimasti in partita fino alla fine e abbiamo giocato molto bene e sono felice. Senti, adesso c'è un periodo di stop, 2-3 settimane per gli impegni della nazionale, poi si ritornerà a giocare questo rush finale del campionato. Innanzitutto, come giudichi la tua prima esperienza con il Campus? Perché tu sei uno dei nuovi, insomma, di questo gruppo in quest'annata, visto che siamo ormai al rush finale di quest'annata. No, sicuro, io qua al Campus ho altri 2 anni da fare con la prossima annata. Mi hanno accolto subito benissimo i ragazzi e mi sto trovando molto bene. È un gruppo incredibile, molto unito e si vede anche in campo che viviamo insieme al di fuori. Senti, contro il Fondi è iniziata una serie di partite sulla carta abbordabili, insomma, contro squadre che già ve la siete giocata la gara d'andata ottenendo punti, insomma. Gli obiettivi quali potrebbero essere alla ripresa del campionato? No, gli obiettivi sono sempre quelli, cercare di crescere il più possibile individualmente come squadra e se riusciamo a rubare anche qualche punto contro le prossime squadre e di divertirci. Garcia, arrivano 2 punti importanti, insomma, anche per il rilancio in classifica e per lanciare questa sfida nei confronti soprattutto dell'Albatro, che è la squadra più vicina fuori dalla zona play-out. Sì, certamente eravamo tutti consapevoli dell'importanza di questa partita, sia per la sfida con l'Albatro che con quella con il Rubiera, che fino adesso la classifica non dice quello che succederà, perché dopo questo che è successo con il CONI loro avranno i nostri stessi punti, quindi è una sfida tra tre squadre in cui 2 devono andare al play-out, quindi è divertentissima per voi ma per noi troppo, troppo difficile. Andrea, vi ha fatto sudare il Campus quando è venuto in casa vostra qualche settimana fa? È stata una partita insomma, che li ha visti spesso in vantaggio, poi l'avete girata con esperienza, con la forza della tua squadra, il Merano, anzi possiamo anche vedere la classifica per insomma, concretizzare, rendere concreto, appunto tangibile quello di cui parlavamo, la differenza di punti è notevole, però prima ti chiedo un parere appunto su questi ragazzi, visto che li hai affrontati sia all'andata che al ritorno, come li hai visti cresciuti nel mezzo? No, visto che c'è stato un grande passo da inizio campionato fino adesso, lo dimostrano anche le partite, e stanno crescendo un sacco sia a livello individuale che a livello di squadra e sì, mettono, diciamo che giocano bene e tra virgolette danno fastidio un po' a tutte le squadre che incontrano, come ad esempio come è stato con noi, che penso che abbiamo un po' sottovalutati quando invece hanno dimostrato in campo che possono giocarsela tranquillamente, poi ovviamente mancano un po' di esperienza, però questo verrà con il tempo. L'avresti fatta un'esperienza del genere, come quella che hanno fatto loro? Sicuramente sì, sarei stato molto contento, sicuramente. Beh, è stata analoga forse dal tuo punto di vista quella Nant, non è il centro certo tecnico federale, però è una grande squadra. Una assolutamente grande sì, però ovviamente fare un centro di formazione con dei compagni con cui puoi giochi vari campionati europei o mondiali è qualcosa di incredibile, anche perché cresce come squadra. E la tua generazione sicuramente l'avrebbe meritato, perché esatto, è una delle sì. più forti degli ultimi anni indubbiamente della pallamano italiana, ce ne stiamo accorgendo anche con la nazionale senior, visto che siete poi arrivati in tanti effettivamente nella nazionale maggiore. Vedevamo la classifica, ridiamo un'occhiata ancora una volta alla graduatoria della Serie Gold, perché
il tuo Merano è lì, al terzo posto, a un punto soltanto dalla seconda piazza e quindi dal Conversano. Bressanone, la squadra di altri due abruzzesi, Stefano Arcieri e Riccardo Di Giulio, sta scappando via, però è tutto molto molto equilibrato poi in chiave playoff e voi state giocando davvero un grande campionato. Sì, 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 noi ci siamo messi in testa di arrivare ai playoff indipendentemente dalla seconda, terza o quarta posizione, perché ormai diciamo che Bressanone è un po' irraggiungibile, però diciamo che l'obiettivo è quello di rientrare nei playoff e poi giocarcela in semifinale o in finale eventualmente. Come ti stai trovando a Merano? Benissimo, è una città molto tranquilla, è una città che praticamente vive di pallamano perché è una società super professionale, quindi si sta veramente bene. Naturalmente campionato che ripartirà dopo la pausa della nazionale, noi torneremo a seguire le vicende del Campus Italia, le vicende della Serie A Gold appunto dopo gli impegni delle nazionali azzurre. Adesso ci fermiamo, andiamo in pausa, nella seconda parte parliamo di Serie A 1 femminile perché è arrivato un risultato molto importante per la Starmed TMS Teramo, e anche di Serie A 2, e anche qui Andrea Colleluori in qualche modo di riflesso è coinvolto, e allora ne parliamo con lui. Questo è il promo di Italia Lettonia, 9 marzo, para Giovanni Paolo II di Pescara. Adesso però passiamo alla Serie A1 femminile, dove la Starmed TMS Teramo ha ottenuto un risultato importantissimo andando a vincere in Emilia Romagna sul campo della Casalgrande Padana. È una vittoria che permette alla formazione abruzzese di riaprire completamente i giochi per la salvezza. Grande soddisfazione al termine della gara per l'allenatrice Daniela Palari. Ascoltiamo. Veramente siamo contente per questa vittoria, perché fino adesso non abbiamo vinto niente e quindi oggi diciamo che è arrivato il sole sulla nostra strada, e così speriamo che da adesso in poi le ragazze entrano più convinte in campo, perché veramente ci tenevo tanto a loro, abbiamo lavorato tantissimo questa settimana, abbiamo lavorato tutto quello che si poteva fare, quindi le ragazze oggi hanno dimostrato che possono essere concentrate fino alla fine, perché anche con Ferrara diciamo abbiamo giocato bene il primo tempo, però il secondo tempo siamo andate in tilt. Giochi salvezza riaperti, quindi quasi per intero, anzi per intero direi. Certo, proviamo tutto adesso, noi sempre abbiamo detto quello che si può fare, quindi cerchiamo di prendere altri punti e di andare avanti, quindi ogni giorno facciamo il nostro meglio. Ma questa Casalgrande Padana oggi come l'hai anche vista, possiamo dire, come l'hai trovata? Sì, ho detto già di prima, per noi era una partita difficilissima, il Casagrande ci aspettavamo che ci mettono in difficoltà, infatti questo che dicevo, le ragazze sono state brave perché fino alla fine hanno lottato, stavolta fino alla fine, perché in partita con Ferrara veramente abbiamo fatto un tempo e un tempo no, quindi adesso hanno dimostrato che fino alla fine possono lottare. Sono contenta per loro. La pausa servirà adesso? Certamente servirà tantissimo, perché così le ragazze ancora diciamo che queste ragazze ancora non si capiscono, ecco, adesso abbiamo trovato la nostra strada, speriamo che andiamo su questa strada e che loro hanno questa fiducia, perché veramente ci serve e loro possono fare tanto di più che fino adesso che abbiamo dimostrato nulla.
Vediamo la classifica anche in questo caso per fissare e tramutare soprattutto in numeri quello che è accaduto dopo la vittoria di Teramo, che si è portata adesso a meno 1 dal Mezzocorona, a meno 2 da Mestrino. Ricordiamo che l'ultima della classifica retrocede direttamente in Serie A2. Per le quattro squadre appena sopra invece c'è quantomeno il purgatorio legato ai playout, che per una squadra neopromossa come Teramo rappresenta l'obiettivo prioritario. Serie A1 femminile che tornerà in campo il prossimo 18 marzo. Anche in questo caso, come per gli uomini, c'è la pausa legata agli impegni della nazionale femminile, che giocherà, come dicevamo nella prima parte, questo torneo in Portogallo, torneo di battaglia. Passiamo alla Serie A2 maschile, situazione critica per le due abruzzesi, Lions Teramo e Presti Terpescara, che sono scivolate entrambe in zona a retrocessione, con Monteprandone che nell'ultimo turno di campionato ha superato proprio Teramo con la sua vittoria in uno degli scontri diretti della scorsa giornata. Nella Presti Terpescara però sta giocando una buona stagione, soprattutto da un punto di vista realizzativo, il fratello di Andrea Colleluori, Filippo, più giovane di te, esatto. E tra l'altro voi avete una dinastia, siete tutti passati intanto per la pallamano e poi in buona parte anche per le nazionali giovanili, sì. E quant'altro, quindi si parla spesso di pallamano a casa Colleluori. Ecco, primo anno in Serie A2 per Filippo, lui sta giocando una buona stagione, per Pescara un pochettino di meno. Sì, anzi, Filippo è un giocatore che io lo dico sempre che ci ha creduto sempre poco, perché per le qualità fisiche e anche tecniche che ha poteva fare meglio. Però comunque è già un gran passo che è andato dalla B alla 2 e quest'anno, anche se stanno facendo un po' di fatica in campionato, lui è cresciuto un sacco. Però è una buona piazza per lui la 2 per crescere, ecco. Sarà sugli spalti sicuramente il 9 marzo. Sicuramente. Insieme ai tanti amici di Andrea Colleluori e agli appassionati della pallamano abruzzese. A proposito di Abruzzo, parliamo anche di Serie B. Vediamo anche in questo caso la classifica con Cingoli e Camerano che guidano la graduatoria, ma che trattandosi di seconde squadre, appunto con società che militano, sia Cingoli che Camerano, nella categoria superiore, non potranno concorrere per la promozione. E allora Chieti, Cussancona sono le principali indiziate per lottare fino alla fine per il salto nella prossima Serie A bronze, Handball Club Pescara, Chiaravale, Città Sant'Angelo e Falconara, che completano invece il lato destro della classifica. Andrea, ti chiedo una battuta rapidissima su Città Sant'Angelo, è una piazza storica della pallamano dove tu sei cresciuto, però in ben altri contesti rispetto a questa attuale posizione di Serie B. Immagino da angolano che il tuo desiderio sia rivedere Città Sant'Angelo in situazioni certamente migliori di quella attuale. Sì, infatti ha fatto un po' male quando, ecco, si sono create delle situazioni speciali alla Città Sant'Angelo, quando è scesa in B addirittura, però comunque c'è sempre un sogno nel cassetto di tornare a giocare magari a fine carriera a Città Sant'Angelo e perché no portare qualche titolo. Ecco, ti avrei chiesto un sogno, me l'hai detto tu, assolutamente, anche se credo che prima di questo, che ce ne sono tanti altri, a fine carriera ce ne sono tanti altri, allora dimmene uno più recente. Beh, è quello di vincere qualcosa con la nazionale e arrivare a giocare nei massimi campionati europei. Facciamo il tifo per te, indubbiamente. Vediamo anche in chiusura il prossimo turno di Serie B, c'è una sola partita nel prossimo fine settimana, quella tra Cussancona e Handball Club Pescara, tutte le altre invece si disputeranno il 12 marzo con le abruzzesi, Città Sant'Angelo e Chieti, entrambe in trasferta, Città Sant'Angelo a Falconara e Chieti, ospite invece del Cingoli. Noi siamo in chiusura, io ringrazio Andrea Colleluori. Grazie a voi, buona giornata. E noi ci ritroviamo la prossima settimana con la Casa della Pallamano, anche se l'appuntamento prima di tutto, prima del nostro solito appuntamento appunto con la Casa della Pallamano, è il 9 marzo, Pala Giovanni Paolo II di Pescara, Italia-Lettonia. Buona pallamano a tutti, alla prossima.